Ma hey coach, benvenuti in questo nuovo video, sono AndreLink91 ed oggi siamo in un nuovo episodio di Platino Extreme. Dato che manca davvero poco, ho deciso di caricare gli ultimi episodi tutti quanti di fila, più o meno. Insomma, tanto per darmi una mossa e concludere la serie. Come detto già diverse volte, non l'avrei mai protratta all'infinito e quindi ho detto: sai che c'è, stanno per uscire un sacco di giochi, perché non la concludiamo? Insomma, non in fretta e furia, però diamoci una mossa. Inoltre, so che avrete già notato nella grafica un Dusclops viola. Questo perché, entrando nell'erba nel percorso 209, di notte ovviamente, si beccano i Duskull. E il primo Duskull che ho trovato, il primo Pokémon che ho trovato nell'erba era lui, Shiny, Duskull Shiny. Così l'ho preso e quello che era, le Eve, quello che erano... Non sono male, ma non è che siano chissà cosa, arrivano massimo al 20 la più alta, quindi va bene anche così. Però è shiny e quindi ce lo teniamo. Non te la caverai così Team Galassia, intanto Johnny cerca di combattere contro Giovia. E a quanto pare Johnny già si è spompato, ha finito tutto quanto. La tua squadra di Pokémon non è male, ma tu non vali una cicca. Ma se è lui l'ha allenata, dovrebbe essere forte anche lui, no? Credevi davvero di poter salvare Pokémon del lago? E diventare campione di Pokémon? Sì, continua a sognare, Poppante. Ma fa freddo qui. Torniamo alla sede di Rupepoli. Salve. Ci conosciamo, vero? Dai Vopoli, se non sbaglio. Ascolta, il Team Galassia ha in cantiere qualcosa di enorme per il bene di tutti. Per questo dovresti cercare di non metterti in mezzo. Non venire a piagnucolare per i poveri Pokémon o stupidaggini del genere. Non venire a perdere tuo tempo alla sede di Rupepoli. Basta, è ora di andare. Quindi dovremmo andare alla sede di Rupepoli. È quello che mi hai detto. Cioè, lei mi ha detto di no, però io capisco il contrario quando si tratta di criminali, quindi. Sì, proprio così. Il Team Galassia ha avuto la meglio. Quel Pokémon, come si chiama? Uxie? Stava soffrendo. Diventerò più forte. Non è questione di vincere o perdere, questo non basta. Devo diventare più forte. Non basta voler diventare il più forte allenatore di sempre. Bisogna fare dei sacrifici e avere grande determinazione. Già. Comunque sia, io in squadra ho ancora Bibarel. Tanto qui alla grotta non c'è nulla perché hanno catturato appunto Uxie. Essere delle emozioni. E quindi non c'è. Yep. Ecco, ho resettato appunto il contapassi, tanto per... A questo punto bisogna andare a Rupepoli, mettere Staravia in squadra che ha volo e poi magari cambiarlo dentro la sede con Dusclops che già è al 60. Devo dire che non ho mai perso, se vogliamo dire in questa maniera, perso tempo ad allenare una squadra di Pokémon in un qualsiasi gioco Pokémon. Perché in genere ne allenavo sempre due, massimo tre, e loro arrivavano al 50, poi alla Lega, insomma, facevano i loro bei dannetti. Però qui, ragazzi, davvero, ho allenato tantissimo in mezzo all'erba con i selvatici. È una cosa che non facevo da quando evsavo, che giocavo appunto online. Ovviamente da Ascolops l'ho chiamato Seidonia. Se non sapete cos'è Seidonia, è il canale Twitch di Seidonia e Chiara. Ah sì, ecco, devo parlare con questo. Ehi, sei tu! Scommetto che non ti ricordi di me, ma io mi ricordo di te. A causa tua, mi hanno rubato Clefairy. Il mio socio ha smesso di lavorare ed è tornato nella sua patria. Ah, io non so nulla, non so neppure che cosa sia una depochiave. Ecco, Luker. Bell'occhio. Lascia che ci pensi io. Ho con me la depochiave per entrare nel nascondiglio del Team Galassia. Un attacco frontale non è possibile, ma possiamo intrufolarci di soppiatto. Che ne dici? Te la senti di entrare nel loro nascondiglio? Anche tu hai buoni motivi per farlo, no? Certo, ti capisco. C'è davvero la Tremarella? Sì. Molto bene. Allora ci incontriamo dentro il deposito del Team Galassia. Preparati. Non sappiamo cosa ci attende. Io ti raggiungo tra poco. Paura, eh? Anche tu c'hai paura, eh? Lo sapevo io. Ehi, ciao! Scusa se ti ho fatto aspettare. Ora sarò questa depochiave che ho preso al Team Galassia? Sì, si è aperta! Grazie di tutto. Io vado avanti. Fai molta attenzione, mi raccomando. Ah, aspetta, questa però è la Nero Pietra! No, questa in realtà è la Nero Pietra! E invece è Minifungo, perché ho messo Randomizer. E sapete un'altra cosa? La metal coperta che ho trovato nello scorso episodio
In realtà doveva essere Terror Panno. Però uno dice, è randomizzato, ti arrangi. Infatti mi arrangio. Però, non si sa mai che... Aspetta, o è questa la Nero Pietra o quella sopra, una delle due era. Ne sono sicuro al 100%. Questo me lo ricordo. Però per quanto riguarda Terror Panno, si doveva trovare al posto della metal coperta, mi sembra. O comunque sia nella zona della neve. Ho allenato ancora un pochetto la squadra, ovviamente. E ho portato loro di al 58, mi sembra che tutti i due livelli siano saliti. E... Però al 65 invece ci ho portato Infernape, che ci vuole. Ci vuole qualcuno che tiri il carro. Bene, vediamo un po'. Minor Ball. Hoppla, un allenatore. Molto presto metterò in azione anche Dusclops e vedremo i suoi bellissimi attacchi. E anche la sua colorazione shiny. Ah, è brutto colpo, Rogodenti, mastica. Oltre 151 punti. 161 punti danno mi ha fatto. Ma con brutto colpo, ma è impossibile. Bello shiny, cioè bello, insomma. Non è che sia il massimo shiny, però insomma fa la sua figura. Fa la sua figura con pugno d'ombra. E dai! Ma è possibile? Se lo racconti non ci crede nessuno. Ah, è andato. Vai, entriamo. Salve. Questo non è nemmeno un Pokémon. La recluta più forte. Cosa? Ma che stai dicendo? È la recluta più forte, però non ha nessun Pokémon. What? Ciao. Tu mi direi come funzionano i pannelli? No, non me lo dice. Avanti tesoro, dimmi cosa fanno i pannelli. Vediamo se riesci a capire in che ordine li devi usare. Questo. Questo no, però intanto. Dono naturale. No, no. No, perché dono naturale? Che ci faccio? Allora, andiamo avanti. Vabbè, non è che devo usarli in qualche ordine specifico, è facile usarli. Guarda, c'è solo una direzione in cui puoi andare. Capirai qual è, no? Sto quasi per essere promosso a comandante. Tu sarai il mio ultimo trofeo. Il capo rimarrà sbalordito e se perdi? Ti degrada il recluta che lava i pavimenti? Ah, memento! Quando ho visto che è calata la vita ho detto ecco, autodistruzione e via. Invece era memento. A questo punto io direi di andare qui sopra. Ok, forse stiamo andando nella direzione giusta. Salve. Però non vorrei andare subito nella direzione giusta. Vorrei un attimino esplorare e trovare gli oggetti. Vediamo un po'. Sì. Ok, ok, sì. Dico, mo gli passo davanti, vediamo se mi becca. E infatti mi ha beccato. Manda Swampert, riproviamoci. Gli faccio anche vedere che è shiny. Dico, oh, guarda, è shiny. Vedi un po' che devi fa. Intanto fuoco fatuo che non guasta mai. Cavolo, bello bulky mi sa che l'ho fatto. L'ho allenato con dei Pokémon particolari per aumentargli la difesa e i PS. Quindi insomma, l'ho fatto, questo l'ho, dato che comunque sia lui l'ho potuto allenare in mezzo all'erba, in mezzo ai selvatici. Ho potuto scegliere quali Pokémon. Due protezioni di fila? E che cavolo! Dicevo, dato che l'ho allenato in mezzo all'erba con i Pokémon che volevo io, ho allenato PS e difesa. Un po' qualcosina anche in difesa speciale però, Non solo PS e difesa. Più difesa e PS, ma qualcosina anche in difesa speciale. Il resto è un attacco. Ok, la chiave non ce l'ho. Quindi devo andarla a recuperare e devo usare i pannelli. Quindi qui sopra è l'ultimo posto dove venire. Quindi devo prendere questo pannello qui. Che mi porta qui, che mi fa scendere. Ok, quindi qua si ricollega con il piano di sotto. Aspetta un po'. Ci ho provato. Difesa X, che è Misty. Che si aumentava la difesa con difesa X con Starmie. Oh, i ricordi. Io dico, ma perché fa difesa X sta tonda? Dopo l'ho capito. A parte che una volta erano divise le mosse speciali e le mosse fisiche.
Era, però tutto quanto il typing, per esempio, fuoco era solo speciale, acciaio era solo fisico, veleno era solo fisico e via dicendo. Poi comunque sia su Bulbapedia o anche sulla wiki di Pokémon trovate appunto questa distinzione e i tipi che appunto erano fisici e speciali, senza che ve li elenco tutti quanti, tanto bene o male intuite. Dusparse. Ragazzi, io ve lo dico, il Pokémon esclusivo di Scudo, dato che appunto hanno appena rivelato Sirfetch'd ed esclusivo di Spada, il Pokémon esclusivo di Scudo sarà Impidimp. Scommettiamo? Quello che volete. Impidimp al 100%. Esclusivo di Scudo. E ovviamente che porto sul canale? Scudo, ovvio. Non potevo mica portare Spada, tutti quanti portano Spada. Un po' di distinzione per Dindirindina. Non perché preferisco Spada, anzi, io quando ho visto Zamazenta ho detto: wow, voglio quello sul canale. E infatti è quello che porto, Scudo. Ora mi sta venendo il dubbio, però, io so che qui da qualche parte c'è la Nero Pietra. Deve essere da qui da qualche parte. Semibomba! Ah! E questa è la chiave? Gala chiave, alright. Oh ragazzi, che confusione! È tanto che non gioco, non mi ricordo nulla. Ma non è tanto per il fatto che uno li gioca se li ricorda a memoria. È che gioco talmente tanta altra roba nel frattempo, tra un gioco e l'altro di Pokémon, tra una run e l'altra, che mi dimentico le cose. Però davvero, io un gioco Pokémon quando usciva lo giocavo e lo rigiocavo. Anche perché era l'unico gioco che avevo. Prima lo spolpavo per bene fino all'osso, poi dopo lo ricominciavo. Però c'è sempre stato un problemino poi con i giochi nuovi che sono arrivati gli eventi, tipo quello di Victini, quindi era sempre più difficile ricominciare i giochi. Più difficile perché non volevo ricominciarlo dato che l'evento aveva una fine. Poi comunque sia, ci sono sempre server online, grazie ai DNS particolari. Oddio, quegli allenatori ci abbiamo, ragazzi. Ok, ci siamo quasi. Vediamo un po' qui cosa c'è. Le statue Pokémon di Evopoli, vuoi leggerla? Ok. Testo sulla statua numero 1. La creazione di Dialga, il datore del tempo. La gioia cieca delle lacrime, e così il tempo. Il tempo stesso scorre continuamente, poiché è la benedizione di Dialga. L'astra numero 2, la nascita di Palkia, il creatore di dimensioni parallele. Vive, ma il tempo stesso non vive. Tutto fluttua nello spazio, per arrivare nello stesso universo. È la benedizione di Palkia. E questo è quanto. Ora. Salve? Oh, cavolo però. Ma stai guardando la televisione? Cosa vuoi interrompere le ricerche? Ma che dici? Ok, è qui che voglio andare, ma con calma. Prima ci sono altri punti da esplorare. Prima c'è questo. Che ci fa prendere questa Pokéball. Oh, Helix fossile! Wow! Ah, Lord Helix! Oh yeah! Vediamo un po' dove ci porta. Ok, qui. Bacca prugna. Andiamo a sentire il discorso. Ehi, sono qui da questa parte! Questa riunione del Team Galassia, cosa servirà? Membri del Team Galassia, prestatemi ascolto. Il mio nome è Cyrus e mi presento a voi per la prima volta oggi. Questo nostro mondo è primitivo, in altre parole incompleto. La nostra è sempre stata e sempre sarà una lotta per la sopravvivenza. Allo stesso modo anche i Pokémon e noi uomini siamo esseri incompleti. E ciò che ci manca, cerchiamo di ottenerlo con la forza. Tutto questo è sbagliato. Io disprezzo ciò che è incompleto. Il fatto di esserlo riempie d'odio ogni più piccola fibra del mio corpo. Il mondo dovrebbe essere completo. Il mondo deve cambiare. E chi lo cambierà? Io, Cyrus, e il Team Galassia. Sì, tutti voi. Insieme abbiamo riportato alla luce i miti e i segreti in essi celati. Insieme abbiamo catturato Pokémon leggendari.
E ora, il Team Galassia ha ottenuto l'energia per cambiare il mondo. Il potere dei sogni è a portata di mano. Riuscite a capirlo, amici miei? Il sogno che accarezzo da sempre, un nuovo mondo, sta per diventare realtà. Quelli diretti al Monte Corona e coloro che resteranno qui. Anche se la nostra missione è diversa, i nostri cuori battono all'unisono. Lunga vita al Team Galassia! Il maestro Cyrus è il migliore! Una sola ha detto, quindi non ci crede nessuno. Che discorso ispiratorio! Mi dà la forza di andare avanti. Così quello era Cyrus, il capo del Team Galassia. Niente male come intervento, eh? Per avere solo 27 anni è un vero trascinatore. Alla mia età, quindi? Sembra molto più vecchio, però. Ma che vuol dire creare un mondo solo per il Team Galassia? E tutti gli altri? È talmente assurdo che non riesco nemmeno a concepirlo. Un nuovo mondo? Ma che significa? E cosa sarebbe questo mondo incompleto? Tocca alla Polizia Internazionale far luce su questo caso. E io ne sarò un fiero rappresentante. Ora dobbiamo separarci. Fai molta attenzione. Grazie. Ciao. Andiamo avanti allora. Pannello di controllo! Ci porta ai letti. Bene, la squadra è in salute. Doppia. Andiamo avanti. Continuiamo. A parte posso andare un attimo a recuperare le forze, quindi. Stanno qui i letti. Fascia blu. Ma come fascia blu nel letto? Ma io ho premuto per riposarmi solo perché ho sbagliato un tile. Ho trovato fascia blu. Oh cavoli, tre ne abbiamo qui. Qui dove si va? Oh oh oh, calma, calma. Rallenta i tuoi cavalli. Se in italiano non suona bene. Però ehi. Usare la gala chiave? Perfetto, ragazzi. Contro Cyrus himself. Dunque, sei qui. Hai sentito il mio discorso, immagino. Un cumulo di sciocchezze, naturalmente. È pur vero che ho intenzione di creare un nuovo mondo. Ma in esso non c'è posto per quelli del Team Galassia. Il nuovo mondo che io voglio è destinato solo a me. In caso contrario non potrebbe mai essere completo e perfetto. Anche tu hai visto i miei sgherri, no? Dovresti aver capito che sono incompleti e inutili per natura. So perché sei qui, lo sento. Si tratta di Uxie, Mesprit e Azelf, vero? Vuoi salvarli? A me non servono più, con loro ho finito. Se vuoi davvero salvarli, allora accomodati, a me non importa. Mi risparmierò il disturbo di liberarmi di loro. Ma sappi una cosa, sei un tipo strano. Tu non hai niente a che fare con questi Pokémon, non è vero? Sei qui per salvarli per pura compassione? Che sentimento patetico e inutile, irrazionale e assurdo. La pietà e la compassione sono frutto di spiriti deboli e imperfetti. Sono sentimenti inutili come quello che ti ha spinto fin qui. Ti farò pentire di questo tuo slancio di bontà. Ma come? Prima vai là, non me ne frega niente, e mo ti farò pentire di questa tua bontà. Hai 27 anni, ma pare che ce n'hai 47. Scusami, eh. No, anzi, senza scuse. 66. Wow! Con prepotenza, cioè, dove va? Ehi, ehi! Ah, usa volo. Ok. E allora faccio un po' di danza spada, e fallisce volo. Ci riprova? Ok. A questo punto io vado con notte sfersa perché non ho altro. Ok, ora lo becca. Farà un bel po' di danni. Dato che è un danno normale, volo. Sono salvato per un pelo. Cavoli! Tre danza spade ho fatto. Sì, ho meno uno in attacco, ma... Accidenti. Ok, la Temumu non mi fa recuperare tutto tranne 2 PS, quindi... Boh, vediamo un po' che fa lui. Farà volo? Attacco X, così. Così. E vola.
Perfetto, ora con attacco X dovrei farlo secco. Notte sferza, io attacco dopo. Mi manda 51 PS se prima ha fatto il danno massimo. No, l'ha fatto ora il danno massimo. Con attacco X comunque sia, ho un attacco proprio al massimo. È come se avessi, se non me l'avesse mai diminuito. Dai, ma cosa aspetti? Ma dai! Vado di per pozza, perché porca miseria, non ce la fa manco così. E che diavolo è quel Salamence? Io non lo so. E rifà volo. Ah sì? Rifai volo? Almeno non è capace che ti mando KO. Ah, quanti danni. Oh, visto che ce se la fa. A Slagma, ma dai! Tutti i Pokémon contro cui sono debole, ma perché? Oddio, però Slagma non è Macargo, quindi insomma ce se la, se lo gestisce bene, dai. Non è difficile combatterci. Ha fatto già forza, ha fatto brutto colpo. E difesa speciale cala, certo! E perché è normale? Così funziona, no? No, già te ti prenderei con i scegni. Coi denti proprio, ti stacco la pelle coi denti. Sì, mi brucierei la faccia, però... Se il Pokémon ha fiducia in te, non ti scotta. Un po' come le fiamme di Rapidash e Ponyta. Se il Pokémon ha fiducia in te... Il mio ultimo Pokémon. Cos'è, non c'eri mai arrivato al tuo ultimo Pokémon? Anche la scorsa volta, eh? Ok, una prepotta... reciproca e fulmintenti. Pioggeranzi, se avessi avuto tuono... Krung. La baccona non mi fa paura, dovrei riuscire comunque sia a mandarlo KO con il prossimo fulmintenti. Ho scarica che è speciale. Ah. Strano che faccia dragodanza, poteva fare idrobomba e farmi secco. Oppure provarci almeno. Vabbè, non lo sapremo mai. E Andralink vince anche questo scontro. Interessante. E abbastanza curioso. Lo ammetto, sei proprio forte. E all'origine della tua forza c'è la tua compassione verso i Pokémon. Che spreco. Questi sentimenti sono pure illusioni. E come tutte le illusioni, sono destinati a scomparire col tempo, finché la morte non li cancella per sempre. Ecco perché ho abbandonato tutti i sentimenti inutili e patetici. Ma non importa, dubito che potrei mai capire la mia posizione. Detto questo, riconosco la tua forza e il tuo coraggio nell'arrivare fin qui. Ecco la tua ricompensa. Oh yeah. La Master Ball è la Pokéball suprema. Cattura ogni Pokémon selvatico senza mai fallire. Ma a me non serve. Io non sono come voi allenatori. Non faccio amicizia coi Pokémon. Io non sono come gli altri membri del Team Galassia. Non uso i Pokémon come strumenti. Al contrario, mi impossesso del potere dei Pokémon. Se vuoi salvare i Pokémon dei laghi, usa i pannelli di teletrasferimento. Io vado al Monte Corona. Salirò fino in cima alla montagna, dove il destino mi attende. È lì che darò origine al mio nuovo mondo. Quindi devo prendere il pannello e andare a salvare i Pokémon dei laghi. Oppure fare un discorso! Sudditi! Quindi si va qui. C'è lo scienziato pazzo. Gonfio Aroma, un altro? Quanti Pokémon embrionali? Lei che mi dice? Si sente troppo una seta per poter dire qualcosa. Wow. Salve, non badate a me. Tu hai fatto tutta questa strada per salvare dei Pokémon. Anche se non è una novità, non posso dire di comprendere il capo. Perché dovrebbe lasciare una nullità come te girare liberamente qui? Noi del Team Galassia prendiamo tutto ciò che ci serve e buttiamo quello che non ci serve. Ma ammiriamo a noi. Ormai sei qui. Voglio darti il benvenuto. Consideralo un risarcimento per avermi insultato al lago.
Turtwig, dai! Non posso prenderti seriamente con Turtwig. Coleottero e acciaio. Quindi, meno 2%, meno 4 proprio. Come fai ad essere così forte? Bene, fai quello che ti pare con quei tre Pokémon. Premi il pulsante su quella macchina per liberarli. Tu? Cosa, niente, non ha paura di un alligatore in fasce. Ok, ciao. Liberiamo i Pokémon. E se ne vanno. Il nostro capo ha creato una rossa catena dai cristalli ricavati dai tre Pokémon. La rossa catena serve a legare qualcosa sul Monte Corona. A quanto pare serve anche a creare qualcosa. Ma non so altro. Chissà cosa stai pianificando lassù. A questo punto bisognerà andare al Monte Corona. Già. Va bene, Cuggi, per questo video è tutto. Allora, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo inoltre che in descrizione c'è sempre il link per Instagram, dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti che verranno poi pubblicati anche nella pagina community del mio canale YouTube. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!